Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Qua c'è una panorama bellissima e qui si può vedere tutto dove era la linea di fronte nelle queste zone, ma a questa cosa ritorniamo dopo, prima perché se tutto questo sia accaduto proprio qua. Questo sapete che la prima guerra mondiale è cominciata 100 anni fa, nel 1914, ma nel 1914 questo fronte non esisteva ancora, perché prima della prima guerra mondiale Italia e Austria-Ungheria sono stati alleati, ma il contratto tra i due paesi è stato scritto così che Italia deve aiutare l'Austria-Ungheria solo se Austria-Ungheria è attaccata da un altro paese, per esempio dalla Russia, e non se Austria-Ungheria comincia la guerra, perché Austria-Ungheria ha cominciato la guerra quando è attaccata la Serbia. I politici italiani hanno usato questo pezzo di questo contratto e non hanno dichiarato lo stato di neutralità. E subito dopo sia alleati che paesi centrali, tutti volevano avere Italia come un alleato, e hanno cominciato a offrire l'Italia come riparazioni per entrare nella guerra, e queste riparazioni sono stati territori, e qui c'era un problema, perché Austria-Ungheria doveva offrire all'Italia propri paesi, ma Gran Bretagna ha offerto all'Italia i paesi dell'Austria-Ungheria, quindi se semplifichiamo, Gran Bretagna poteva dire all'Italia potete avere intera Austria-Ungheria, e Austria-Ungheria ovviamente non poteva dire questo, e per questo è quasi logico che Italia ha entrato nella guerra nel 1915 come un alleato del Gran Bretagna, Francia e Russia. E questo fronte era già il terzo fronte per Austria-Ungheria. Già nel 1914 si è combattuta su due fronti, su fronte serbo e su fronte russo, e là aveva tantissime perdite, migliaia e migliaia di soldati sono stati uccisi, e per questo l'esercito austro-ungarico è stato troppo debole per attaccare l'Italia, e per questo hanno deciso di combattere, di difendersi. E per questo hanno già, prima dell'attacco italiano, le truppe austro-ungariche si sono ritirate oltre fiume Isonzo, quindi sulla cima di Monte Nero, che è là la cima più alta, poi subito a destra c'è Monte Rosso, poi questa montagna verde qua, la più alta montagna verde, è Monte Mersli, Monte Vodil, quindi lassù c'è stato il fronte. Ma qui nella nostra zona era un po' particolare, perché indietro di questo piccolo monte qui sotto, le linee di fronte oltrepassava fiume Isonzo, e poi dopo, non so, circa 5 km, non si vede da qui, ma oltrepassava il fiume Isonzo ancora una volta. E quindi queste due montagne in fondo, là dove si vede questa piccola chiesetta, si vede? Questa è la montagna alla sinistra e la montagna alla destra. Questi due sono stati nelle mani degli soldati austro-ungarici. E questo è stato molto importante, perché nella valle dopo queste montagne si vedono queste case, un piccolo paese giù in fondo. Nella questa valle c'è una ferrovia, e questa ferrovia era stata importantissima per l'esercito austro-ungarico, perché solo via questa ferrovia l'esercito austro-ungarico poteva rifornirsi, poteva avere delle munizioni, acqua, cibo e così via. Quindi questo è stato importantissimo, per questo solo nella questa parte l'esercito austro-ungarico è stato anche sul fianco destro del fiume Isonzo. Poi fino alla
sesta battaglia di Sonzo, la situazione era esattamente la stessa più al sud verso Gorizia, perché fino alla sesta battaglia Gorizia era nelle mani dei soldati austro-ungarici, solo nella sesta battaglia Gorizia è stata conquistata da parte degli italiani. Quindi il fronte, come ho detto, è andato dalle queste montagne fino al fondo valle, poi ancora sulle montagne e sulle montagne più basse verso il mare. Questo era per 2 anni. Solo all'inizio di questi combattimenti il Montenero è stato conquistato da parte dei alpini. In questo attacco è stato molto, come direi, è stato come un attacco di sorpresa durante la notte, proprio al fianco sinistro. E poi alla cima sono stati anche i soldati ungarici che non sapevano quali sono queste montagne. Quindi gli alpini hanno conquistato Montenero, ma poi i combattimenti si sono trasferiti su Monte Rosso e questi combattimenti sono rimasti fino alla battaglia di Caporetto. Quindi 2 anni di combattimenti, ma lassù non era nessun risultato, neanche su queste montagne no. E questo è stato solo perché nella prima guerra mondiale c'era un'altra tattica di combattimento come oggi. Nella prima guerra mondiale, quando un esercito voleva controllare la fondovalle, prima doveva conquistare tutte le montagne intorno. Ma nella prima guerra mondiale c'era ancora quel attacco frontale, linea dopo linea dei soldati che stanno camminando verso i nemici che sono nelle trincee, stanno tirando su di loro con i mitragliatrici e con i fucili. Questo non funzionava neanche nelle pianure della Francia o del Belgio, ma qua dovevano ancora superare le montagne, quindi terreno molto molto difficile. Con questa tattica non si può conquistare niente in queste zone. E per esempio sul Monte Mörsli, la cima era nelle mani dei soldati austro-ungarici. E poi subito dopo, quando si vedono alla parte sinistra quelle dove sono gli alberi più densi, là sono già stati gli italiani per 2 anni. Le trincee più vicine sono state meno di 20 metri a parte. 2 anni di combattimenti, migliaia e migliaia di soldati uccisi, niente, non era successo nient'altro, solo dei soldati uccisi, perché il terreno là è quasi verticale e non si può combattere in situazioni così. Ma i soldati si sono combattuti nelle queste zone e ovviamente non si può conquistare niente. Quindi su queste zone sono stati... Non ci sono stati vincitori. Come i vincitori sono stati come i soldati austro-ungarici, perché il fronte non è stato sfondato. Ma in verità tutti i parti avevano tantissime perdite, quindi neanche i soldati austro-ungarici non sono stati vincitori, perché il numero dei soldati uccisi è stato gigante. E quindi nelle queste zone dal 1915 e 1917 qui sono state 11 offensive italiane. E dopo la 11ª battaglia l'esercito austro-ungarico era già così debole che i comandanti sapevano che un altro attacco italiano e la guerra finisce, perché non sono stati... Le perdite sono state così gravi che se i soldati italiani avrebbero attaccato ancora una volta, l'esercito austro-ungarico non era in grado di difendersi più. E per questo il comando supremo austro-ungarico ha chiesto l'aiuto dei loro alleati tedeschi, e poi insieme hanno preparato questa battaglia di Caporetto. I comandanti italiani sapevano che qualcosa si sta preparando, e per questo hanno dato un ordine che i soldati devono difendersi. E proprio per questo hanno preparato già prima di questo tempo, ma poi hanno ancora un po'
come dire, ricostruito queste linee qua. Queste linee qua dove andiamo ora, queste trincee sono state parte della terza linea di difesa. Quindi nel fondo valle era la prima linea di difesa, poi nel metà di montagna, circa metà di montagna, era la seconda linea di difesa, e poi qua su era la terza linea di difesa. Ma era un po' di problema con queste linee, perché prime linee sono state le linee austro-ungariche, che sono state conquistate da parte dei soldati italiani, quindi non sono state buonissime per difendersi nel questa parte, quindi non sono state proprio buonissime. E poi nelle alcune zone la seconda linea non esisteva, perché la prima e la terza linea sono state troppo vicine, e quindi già qui si vedono che sono stati dei problemi con la preparazione per la battaglia. Ma più di queste cose vi spiego dopo. Ora andiamo nelle trincee, e poi la spiegazione della battaglia di Caporetto e le altre cose saranno lassù in cima. Questo paese era nelle mani italiane. Sì. Poi là si vede una chiesa, e là è dove è la chiesa, quella a sinistra di questo paese. Cioè, che sarebbe alla fine del fiume, giusto? Sì. La chiesina, ok? Là è il cimitero, e là era la linea di fronte. Sì. E poi queste montagne, dopo questo paese, sì, si vedono tre montagne. Sulla montagna centrale c'è una piccola chiesetta, si vede qua. Questa montagna, e poi la montagna a sinistra di questa chiesa e montagna a destra, sì, queste sono state austriache. Questo paese qui sotto era, sì, italiano. Esatto. Il paese indietro di queste montagne si vedono, sì, le case. Sì. Questo paese era austriaco. Sì, e poi circa un chilometro alla sinistra da questo paese è ancora la stazione ferroviaria. Ah, ok. E per difendere questa stazione ferroviaria, però sembra austriaca. Sì, austriaca. E per difendere questa stazione i soldati austro-ungarici dovevano difendere queste tre montagne qua. Ok. Perché se i soldati italiani avrebbero conquistato questa stazione, poi il rifornimento di questa parte del fronte sarebbe impossibile. E per questo era... E di qua c'era l'altro fronte, giusto? Lì dove... Sì, la linea di fronte proprio scendeva dal Monte Rosso, quindi la montagna a destra dal Monte Nero. Sì, quella bianca. Sì, e scendeva giù sul Monte Mrzli. Questa verde qua, sì, e poi come una diagonale verso il fondovalle. Ok. Quindi, e lì si incontravano i soldati. Sì. Okay.